Con questo abbraccio il presidente siriano Bashar al-Assad ringrazia Vladimir Putin per aver salvato il suo paese dai jihadisti dell'ISIS. A sorpresa ieri, ma la notizia è stata diffusa solo oggi, il leader di Damasco è salito su un aereo militare del Cremlino ed è volato a Sochi, la località balneare russa affacciata sul Mar Nero, dove ha incontrato il presidente russo. L'ultimo incontro tra i due risale al 15 ottobre 2015. I russi erano appena entrati nella guerra in Siria. Una faccia a faccia, questa volta, di 3 ore, presenti i vertici della difesa di Mosca. La lotta al terrorismo in Siria è prossima alla fine, afferma Putin, visto che le forze governative siriane controllano oltre il 98% del territorio del paese. La questione più importante, dopo aver sconfitto i terroristi, è trovare una soluzione pacifica a lungo termine per la Siria, sottolinea, e ha ragione, il leader del Cremlino. Putin auspica che il processo politico per dare un nuovo assetto istituzionale alla Siria si svolga sotto l'egida delle Nazioni Unite. Ribadisce che Assad rimane al potere almeno fino alla scadenza del mandato presidenziale nel 2021, ma sembra aprire ad un suo sacrificio, come richiesto da sempre da Washington, se il sacrificio serve a garantire che lo Stato siriano resti laico e multiconfessionale. Chissà se Putin parlerà di questo nella telefonata più tardi con Trump e domani sempre a Sochi nel vertice a 3 col presidente turco e quello iraniano.